Salve a tutti, eccoci qui finalmente con un nuovo video tutorial. Oggi farò vedere come fare una mandorla gotica. Quindi prendiamo questo tipo di cartine, stacchiamo il bollino e lo andiamo ad incollare nella parte dietro della cartina. Dopodiché andiamo ad incurvare la cartina ed andiamo ad attaccare le ultime due linguette che devono combaciare alla perfezione in modo tale che ci viene una cartina a stiletto bella stretta. Andiamo a allargare la parte iniziale, in modo tale che riesco a inserire bene i lunghi all'interno, e mi inizio a prendere le misure, quindi vedo se la cartina necessita di essere tagliata nella parte anteriore. Quindi vado a fare il piccolo taglietto, ok, dopodiché vado ad inserire l'unghia e vado ad adattare la cartina all'unghia, ok? Quando la cartina si adatterà per bene all'unghia, ok, andrò ad attaccare i due laterali contemporaneamente in modo tale che la cartina non si sposta, vedete? E dopodiché vado ad attaccare la parte di sotto e la vado a stringere alla perfezione. Io non voglio fare una mandorla gotica molto lunga, quindi l'andrò a stringere in un determinato punto in modo tale che mi viene uno stiletto un po' più piccolo, e dopodiché vado a tagliare la parte in eccesso. Come vedete, l'unghia qui è già stata limata, sono stati messi i primer ed è stato anche messo un gel base. E quindi si procede subito con la ricostruzione. Mettiamo una pallina di gel tra l'unghia e la cartina e andiamo a spostare il gel con il pennello di taglio, quindi non dobbiamo affossare il pennello dentro il gel. Dobbiamo solamente accarezzare la parte superficiale del gel per poterlo spostare, e andiamo a dare proprio la forma della mandorla gotica. Quando vediamo che il gel è stato posizionato bene, mettiamo una pallina di gel tra l'unghia e la cartina che fa da rinforzo e mettiamo in lampada. Dopo 10 secondi andiamo a pinzare, dopodiché mettiamo in lampada 3 minuti e tiriamo fuori. Eccoci qui, dopodiché andiamo a staccare la cartina. State molto attenti in questa operazione perché il gel deve essere steso in maniera molto sottile, quindi l'unghia è molto fragile. Ok, staccata la cartina, vi faccio vedere che l'unghia comunque sia è molto fragile perché è stesa proprio in maniera molto molto sottile. Allora, dopodiché andiamo a mettere il cover, quindi faccio prima una leccata a mo' di smalto di gel cover fino a metà unghia e dopodiché vado a mettere una pallina di gel cover più sostanziosa nella parte centrale. Gli vado a dare la forma da me desiderata, quindi cercate di mettere il cover in maniera perfetta. Ok, e quando avete terminato mettete in lampada 3 minuti. Poi tirate fuori e andiamo a fare la bombatura sopra il cover. Quindi mettiamo un gel trasparente rosato. Cerchiamo di far rimanere il prodotto nella parte centrale, quindi concentriamo tutto il prodotto nella parte centrale. Quando abbiamo finito, mettiamo 3 minuti in lampada. Ok, in lampada. Dopodiché tiriamo fuori, sgrassiamo e vado a sistemarvi un po' la bombatura. Quindi faccio una prima limata con la fresa. Ok, e dopodiché andiamo a limare il muretto con la lima. Quindi cercate di farlo proprio alla perfezione in modo tale che il gel si va proprio ad incastrare alla perfezione. Dopodiché vado a darmi anche una piccola limata alla bombatura, che ovviamente se l'avete fatto in precedenza con la fresa non viene proprio perfetta.
diamo una spolverata e procediamo. Quindi mettiamo il gel colorato, io sto usando un gel neon. Quindi all'attaccatura del cover voglio che sia molto molto coprente, e invece nella parte terminale, quindi nella punta, voglio che sia un po' più trasparente, ok? Quindi lo faccio proprio volutamente. Mi sistemo i laterali, prima il sinistro e poi il destro, e dopodiché metto in lampada. Poi, se volete, potete anche pinzare se il gel ve lo consente, perché alcuni dopo un tot di secondi magari andate a pinzare e vedete che non è totalmente catalizzato. Quindi lo potete fare con determinati tipo di gel colorati e glitterati. Qui utilizzo le foglie di ghiaccio, sia gialle che arancioni. Quindi metto una passata di gel trasparente nella parte terminale, quindi dove andrò ad inserire le foglie di ghiaccio, che si chiamano anche ice miller. Ok, quindi metto prima quelle arancioni e poi quelle gialle nella parte terminale. Quando avete terminato, mettete il tutto in lampada 3 minuti e catalizzate. Ok, in lampada. Dopodiché qui vado un po' a ripinzare, perché si può fare proprio tranquillamente, perché ho messo il gel costruttore. Dopodiché rimetto in lampada. Ok. Allora, qui metto una pallina di gel costruttore per chiudere il tutto. Ok. Quindi vedete che dopo che avete messo comunque il gel colorato, avete già aumentato un po' di spessore. E con questo qui andate proprio praticamente a dargli lo spessore giusto nella parte terminale. Quando avete sistemato per bene il gel, mettete in lampada, aspettate 10 secondi e poi lo potete andare a ripinzare. Lo pinziamo un po' e lo mettiamo poi in lampada per 3 minuti. Andiamo a sgrassare e andiamo a limare per bene l'unghia. Quindi facciamo per bene i laterali, giriamo tutto quanto intorno proprio all'unghia. Ci facciamo la bombatura e cerchiamo di rendere tutto quanto liscio ed omogeneo. Qui vi faccio vedere quanto è venuta curva. Io vado a sistemare un po' la parte terminale. L'unghia è quasi pronta. Ricordate sempre di concentrare il prodotto nella parte centrale. Sistemo la punta.
la nostra ricostruzione è quasi terminata. La limatura è terminata, andiamo a spolverare per bene l'unghia, quindi eliminiamo tutta quanta la polvere e andiamo a mettere il gel finale, quindi il gel lucidante senza dispersione. Io lo passo sia sopra che sotto. Sotto non serve, l'ho fatto proprio per fare una cosa super rifinita. 3 minuti in lampada e l'unghia è terminata. Dopodiché io alla fine ho fatto un piccolo decoro in gel, che è un po' a rilievo, solamente che non sono riuscita a riprendere bene e quindi non ve lo faccio vedere, quindi scusatemi. E quali sono le particolarità di questa forma qui? Allora, questa forma qui non ha il balance point, ma ha la bombatura e la parte terminale deve essere limata con la lima molto molto inclinata, così inclinata che va praticamente a smussare i due angoletti sia a sinistra che a destra e quindi non si sentono le punte, quindi rimangono proprio super smussati. Ok? Allora, quindi mettete in lampada e questo qui è il risultato finale senza decoro. E dopodiché ve lo farò vedere anche con il decoro. Allora, ragazze, il video finisce qui. Naturalmente ci tengo a precisare che questo video non si va a sostituire a un corso, ok? Quindi chi è interessata deve andare a fare un corso, perché un conto è vedere le cose dal vivo e un conto è vederle da un video. Allora, qui faccio vedere quanto è curvo e vedete che si vede proprio che c'è la bombatura, quindi che c'è prima un punto alto e un punto più basso. Quindi l'unghia deve essere proprio super perfetta, però dice, vedete qui faccio vedere che non si sentono proprio gli angoletti, ok? Perché ho inclinato così tanto la lima che sono stati smussati. Il video termina qui, spero che vi sia piaciuto. Se volete potete cercarmi su Facebook, sono Giorgia Vincenzi, oppure sulla mia fanpage, la Nail Artist di YouTube, chiodino 87. Spero che vi sia piaciuto, il video finisce qui. Ciao a tutte!